separazione, divorzio, seconda unione, c'è sempre modo per poter vivere la fede e nella diocesi di Bergamo è attivo anche un gruppo, il gruppo La Casa, che offre un po' una mano anche alle persone per uscire da anche momenti difficili. Sì, da vent'anni la diocesi di Bergamo ha avviato questa bella iniziativa per mettersi accanto a persone che purtroppo hanno vissuto nel matrimonio un'esperienza di separazione. Qualcuno poi è passato al divorzio, qualcuno anche ha anche avviato successivamente una nuova unione. Mentre la Chiesa, da una parte, cerca di preparare i giovani per il matrimonio, di accompagnare tutte le famiglie che poi vivono la loro vita coniugale familiare, e familiare, ci è sembrato giusto che la Chiesa fosse accanto anche a persone che purtroppo vivono questa sofferenza e oggi sono molte purtroppo queste famiglie che incontrano l'esperienza della separazione. Non ho dati precisi, ultimi, ma orientativamente possiamo dire che in Bergamo, in tutta la provincia, ogni anno ci sono circa 1500-1600 separazioni legali oltre a quelle che magari di fatto ci sono e non arrivano in tribunale, rispetto a un calo invece di celebrazioni del matrimonio religioso e anche civile, più o meno siamo sui 2.500-3.000 matrimoni celebrati in un anno o in chiesa o in comune. Ecco, ci sembrava davvero importante che la Chiesa non dimenticasse queste persone perché sono delle sofferenze esistenziali prima ancora che prettamente religiose, nel senso che la persona vive un fallimento della sua vita, va in crisi e ha il bisogno di rilanciare la sua vita. Ecco, la fede è per noi una forza, un riferimento importante. Come Chiesa possiamo offrire questo tipo di attenzione, di disponibilità, di accompagnamento. Poi le persone che vengono al gruppo mi chiedono allora cosa vuole il Signore da me, cosa devo fare adesso. Io dico, io non ho in tasca la soluzione, la devi trovare tu in coscienza. Quello che noi possiamo fare è di accompagnarti per un certo tratto e aiutarti, illuminarti, incoraggiarti, sostenerti. Ecco, noi questa sera eh, ne parleremo a Decoder, ma ricordiamo che anche sul territorio ci sono dei punti di ascolto, quindi dei punti di riferimento. Infatti abbiamo cercato di distribuire in tutta la diocesi eh, punti di riferimento, ci sono dieci centri di eh, preghiera una volta al mese e poi ci sono due centri di primo ascolto, uno dei quali è proprio qui in zona, si trova nella casa del Pellegrino davanti al Santuario della Madonna di Ardesio, dove ogni sabato pomeriggio ci sono delle persone del nostro gruppo che hanno vissuto la stessa esperienza di separazione, divorzio o nuova unione che si mettono in ascolto, in un primo ascolto di persone che desiderano colloquiare e anche sfogare un po' il loro cuore. Oltre a questo, questo centro di primo ascolto svolge anche la funzione di dare qualche orientamento qualche aiuto, qualche suggerimento, perché le persone spesso sono disorientate, non sanno magari a chi rivolgersi davanti a problemi che sentono nella loro vita.